Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di lavoro. Ripartire appunto dal lavoro. Questo lo slogan di CGIL, CISL e UIL in vista della manifestazione unitaria che si terrà il prossimo 18 settembre a livello nazionale. In Abruzzo la manifestazione si svolgerà a Teramo in Piazza Martiri della Libertà. Il discorso parte dalla chiave lavoro, il lavoro che manca, il lavoro in crisi che questa pandemia ha ulteriormente accentuato, dove servono risposte importanti da una politica che noi riteniamo abbastanza immobilista sia a livello di governo centrale sia a livello di regione Abruzzo. I sindacati CGIL, CISL ed UIL scendono in campo per il lavoro. In vista della mobilitazione nazionale del 18 settembre, questa mattina a Pescara i segretari regionali hanno spiegato i motivi dello sciopero, denunciando l'immobilità della politica e i problemi delle famiglie abruzzesi sempre più in difficoltà. Dobbiamo stare molto attenti, soprattutto in questa regione. È vero che i dati dell'Istat qualche giorno fa ci hanno rassicurato sul fatto che abbiamo perso molto di meno di altre regioni d'Italia sotto l'aspetto occupazionale, però dobbiamo dire che siamo in una fase dove ancora due strumenti di ammortizzatori sociali reggono, uno è il fermo del blocco dei licenziamenti e l'altro è gli ammortizzatori sociali sul Covid che continuano a tamponare questa situazione. La domanda che noi ci poniamo e che vorremmo porre e discutere con il governo nazionale e quello regionale è cosa accade quando questi due strumenti non ci sono più. E poi ci sono tutte le questioni che riguardano i temi sociali. Il 24 ci sarà la riapertura delle scuole e mancano 2.500 unità nelle scuole in Abruzzo tra insegnanti, personale ATA e personale tecnico. Consideriamo che quasi la metà del personale ATA sono precari. C'è tutta la partita che riguarda il rinnovo dei contratti, il contratto degli alimentaristi, il contratto della sanità privata che non viene rinnovato, pensate, da 14 anni nonostante non ci sembra che ci si trovi in un settore in crisi. Le liste di attesa nella sanità che sono aumentate a dismisura e sui quali vediamo una regione immobile che nonostante due piani per l'abbattimento delle liste di attesa non riusciamo ancora a vedere risultati apprezzabili, anzi, quindi rimettere al centro il lavoro e la condizione delle persone. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo ha condotto un'operazione di sequestro di una vasta piantagione di cannabis individuata lungo il tratto del fiume Salinello in località Tortoreto. Ad accudire e ad annaffiare le 180 piante è stato sorpreso un soggetto di nazionalità albanese arrestato in flagranza di reato. Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo ha disposto un intervento immediato sequestrando lungo il tratto del fiume Salinello, in località Tortoreto, una piantagione di cannabis costituita da circa 180 piante e arrestando in flagranza di reato un uomo di nazionalità albanese. L'operazione è stata frutto della sinergia tra i reparti territoriali e la componente aeronavale della Guardia di Finanza nel controllo economico del territorio. I finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara, infatti, nel corso di una ricognizione aerea, hanno localizzato un'area lungo il fiume Salinello, dove svettava una piantagione di marijuana. Ad intervenire sono stati i militari della compagnia di Giulianova, insieme ai colleghi della sezione aerea di Pescara. Attraverso sentieri impervi, percorribili solamente a piedi, i finanzieri hanno raggiunto la zona collinare, dove, nascosta dalla rigogliosa vegetazione, hanno individuato la piantagione di marijuana composta da circa 180 piante di un'altezza media di ben 3,5 metri, ormai in piena fioritura e pronte per essere raccolte. Custode della piantagione, un soggetto di nazionalità albanese, sorpreso ad accudire le piante, annaffiarle e curarne il corretto accrescimento. Una volta identificato l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo, alla quale dovrà rispondere dei reati di produzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il prodotto stupefacente, seccato e trinciato, avrebbe fruttato, una volta immesso sul mercato illegale, oltre 200.000 euro. La piantagione di cannabis è stata opportunamente sradicata dal terreno, un colpo importante alla produzione illecita e allo spaccio di sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di arricchimento della criminalità anche organizzata.
Viabilità adesso, la concessionaria Strada dei Parchi comunica che per verifiche tecniche da effettuare nella galleria del Gran Sasso sull'autostrada A24 sarà disposta la chiusura della tratta tra San Gabriele Colledara e Assergi, proprio nel traforo, nel tratto che interessa il traforo del Gran Sasso, dalle ore 22 di mercoledì 16 settembre alle 6 di giovedì 17, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso L'Aquila, Roma e lo svincolo della A25. Conseguentemente per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso L'Aquila, Roma sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Gabriele Colledara. Per il traffico proveniente da Teramo di lunga percorrenza si consiglia di usufruire delle autostrade A14 e A25 e in alternativa, se possibile, è possibile percorrere la SS80 per il valico delle Capannelle dallo svincolo di Basciano. La Fondazione Banco di Napoli, dopo circa 20 anni, decide di agire contro lo Stato, in particolare contro il Ministero dell'Economia, per far luce su quanto accaduto nel 1996. Allora, infatti, il Banco di Napoli era l'istituto di credito più importante di tutto il Sud Italia, ma a fronte di un dissesto lo Stato decise di intervenire con diversi decreti legge che, secondo la Fondazione, hanno danneggiato gli azionisti e fatto chiudere numerose imprese. L'indennizzo potrebbe arrivare al 1 miliardo di euro. La Fondazione del Banco di Napoli va all'attacco del governo, avviando un'iniziativa giudiziaria nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso è stato notificato lo scorso 9 settembre dall'avvocato Antonio De Notari Stefani di Vasto Girardi. Nella conferenza stampa svoltasi a Napoli, nella sede di Via dei Tribunali, Rossella Paliotto, presidente della Fondazione, che rappresenta le 6 regioni del Meridione, ha spiegato i motivi dell'iniziativa. La Fondazione chiede il rendiconto allo Stato, così come lo Stato ha preso impegno con la legge 588 del 96 e l'articolo 2 del decreto legge 497 del 96. Bisogna rendere espliciti i parametri e bisogna, in trasparenza, in lealtà e nell'osservanza che i cittadini nutrono in termini di fiducia verso lo Stato, fare il conto, quello che sono i numeri col più e quelli che sono i numeri col meno. Se c'è un avanzo va restituito a chi ne è il legittimo proprietario, gli ex azionisti del Banco di Napoli. Sarà il Tribunale di Napoli a dirimere una vicenda sulla quale il CDA della Fondazione ha deciso dunque di concentrarsi per chiudere una partita cominciata nel 1996 e che portò alla scomparsa di molte piccole e medie imprese. La stima d'oggi dell'intero indennizzo per tutti gli ex azionisti potrebbe girarsi intorno al 1 miliardo di euro, ha aggiunto la presidente Paliotto. Trattasi di una liquidazione dovuta, dunque, anche secondo il vicepresidente della Fondazione di Baldassarre, che potrebbe essere destinata ad incrementare la promozione dello sviluppo economico e culturale in regioni come il Molise e l'Abruzzo, che fanno da ponte con il resto del Mezzogiorno. Che noi interveniamo nelle 6 regioni meridionali, eccetto le isole. Fra queste regioni ovviamente c'è l'Abruzzo, c'è il Molise, e con l'Abruzzo c'è stato un link straordinario, che è quello della fusione per incorporazione dell'ex fondazione Carichieti, che per noi ha assunto logisticamente e geograficamente una posizione importante, perché dall'Abruzzo noi ci rivolgiamo sicuramente agli abruzzesi, ci rivolgiamo sicuramente ai molisani. Infatti si sono creati dei link anche in questi giorni, dove abbiamo una mostra che dal Molise è transitata in Abruzzo all'interno della Fondazione Banco di Napoli, quindi un link importantissimo che unisce anche vicende storiche similari, quella della fondazione col Banco di Napoli, quella dell'ex fondazione Carichieti con quella che era la Cassa di Risparmio presente nella città teatina. Parliamo adesso di scuola. Pronto ad aprire i battenti il comprensivo 4 di Via Milano a Pescara. Quasi ultimati i lavori di sistemazione, si guarda con fiducia al suono della prima campanella. Siamo con la dottoressa Daniela Morgione, dirigente scolastico del comprensivo 4 di Pescara, di Via Milano. Mancano pochi giorni al suono della prima campanella. Professoressa, qual è la situazione?
Allora, noi abbiamo lavorato durante tutta l'estate per un rientro in sicurezza, stiamo ancora lavorando, abbiamo tutte le aule ancora da allestire, alcune da allestire con la modulistica, con la cartellonistica, e tutte i banchi sono stati posizionati in modo tale da permettere il distanziamento che è stato predisposto dai documenti ministeriali e sanitari, quindi i ragazzi entreranno in sicurezza con degli orari in scaglionamenti, abbiamo diverse entrate ed uscite nei sei plessi dell'istituto, e durante le lezioni potranno togliersi la mascherina perché i banchi sono distanziati appunto secondo le norme previste. Naturalmente la mascherina dovrà essere poi indossata durante tutte le altre attività che prevedono movimento, quindi alzarsi dal banco per esempio per temperare la matita oppure andare in bagno. E i docenti avranno una zona di sicurezza di 2 metri di distanza dal primo banco, per cui potranno naturalmente fare lezione in tranquillità. Naturalmente se si vogliono poi avvicinare ai ragazzi dovranno indossare la mascherina. Dopo tanti mesi si torna dunque a scuola, lei ovviamente ha ascoltato molti genitori. C'è preoccupazione, c'è apprensione, o comunque c'è anche la tranquillità di sapere che i loro figli sono comunque a scuola e sono controllati da insegnanti, da assistenti scolastici? Allora, diciamo che ci sono tanti sentimenti contrastanti. Prima di tutto c'è la voglia di ricominciare, di ritrovarsi insieme, il sentimento di grande affetto che hanno i docenti per i loro bambini, le famiglie e tutta la comunità scolastica. Naturalmente la paura c'è, però diciamo che noi cerchiamo di garantire al massimo la sicurezza per i nostri bambini e i nostri alunni. Abbiamo nominato anche un medico competente che quindi sarà il primo ad essere informato su eventuali situazioni di disagio. Abbiamo la famosa aula Covid che abbiamo chiamato aula zero, che Covid ci sembra insomma una parola che vogliamo un po' mettere a margine della nostra scuola, dove eventualmente ci dovessero essere delle situazioni di bambini che si sentono male, saranno portati in questa aula con la presenza comunque di docenti o di collaboratori scolastici, chiamati i genitori per poi avviare tutto il procedimento di visita con il medico competente, con il medico di famiglia. I famosi banchi con una sola postazione sono arrivati? Allora, noi avevamo già tutti i banchi monoposto, quindi non abbiamo avuto nessun problema, e abbiamo ordinato solamente 25 banchi perché abbiamo dovuto spostare una classe della Pascoli qui in via Milano, perché la Pascoli è un edificio storico che ha alcune aule piccole che quindi non abbiamo potuto più sfruttare. E questi 25 banchi non ancora arrivano, però nel frattempo ne abbiamo raccimolati altri da altre classi, quindi in attesa che arrivino, pensiamo a metà ottobre. Parliamo adesso di referendum, perché dopo aver ascoltato le ragioni del no al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, adesso andiamo ad ascoltare le ragioni del sì, qui rappresentate dall'avvocato marsicano Leonardo Casciere, già assessore e ascoltiamo le sue ragioni. Nell'election day del 20 e 21 settembre gli elettori sono chiamati a votare anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I cittadini dovranno confermare o meno il testo della legge costituzionale che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. L'ex assessore al comune di Avezzano e avvocato Leonardo Casciere si schiera con il sì e spiega i suoi perché. Ma le motivazioni sono tante. La prima fondamentale è un risparmio rilevante per i cittadini. Hanno fatto dei conteggi, si parla in una legislatura di circa 500 milioni di euro. Secondo me, se quel denaro viene rimesso nell'ambito dello Stato sociale, molta povera gente potrebbe risolvere tanti problemi. Il secondo punto è che vi sarà uno snellimento delle procedure all'interno delle due Camere, e in più ci adeguiamo a quelli che sono i parametri europei. C'è una rappresentanza così enorme, inutile, non ce n'è motivo.
La principale contestazione del fronte del no riguarda la riduzione di rappresentatività del Parlamento e il rischio di avere territori che conterebbero poco o niente in sede parlamentare. Cascieri risponde a coloro che sostengono queste motivazioni sottolineando che ad oggi la Marsica non è rappresentata. Ma i rappresentanti in Parlamento noi già non ne abbiamo, nel nostro territorio non ce n'è nessuno. Se non cambierà la norma elettorale che ci dia la possibilità di votare individualmente colui che si candida, noi andremo a votare quelli che già sono nominati. Chiudiamo con un appello a tutti gli indecisi, coloro che non sanno appunto se votare sì o no, un appello dell'avvocato Leonardo Cascieri. Ma io direi che votare è un obbligo morale prima di tutto, quindi andare a votare è obbligatorio, sia nell'ambito elettorale politico sia nell'ambito del referendario, anche perché questo referendum quindi non ha bisogno di quorum, quindi basta un voto in più per vincere. L'appello è questo, cercate di capire che noi dobbiamo snellire tutto, snellire il Parlamento è un dato importante. In più ho dimenticato di dire che soltanto 5 persone potranno essere nominate senatori a vita, che secondo me dovrebbero essere eliminati completamente. Al via Start Cup 2020, l'evento che partirà il prossimo 18 settembre è stato presentato questa mattina presso la sede della Camera di Commercio Chieti Pescara. Cerchiamo di dare un contributo importante a far crescere le start-up e praticamente sono i cervelli del futuro. Nella vita, dicevo pure prima, uno vale quanto sa. Noi speriamo molto da questi giovani che brillanti, che hanno idee, perché ci vogliono le idee, poi i soldi si trovano. Il 18 settembre, data di apertura della Call, ci sarà l'avvio della seconda edizione della Startup Abruzzo, competizione che nasce con l'intento di favorire la creazione di nuove imprese nella nostra regione, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico provenienti da università ed enti di ricerca locali. Con questa edizione l'Abruzzo partecipa per il secondo anno consecutivo alla Business Competition, che annualmente si svolge nelle regioni aderenti al PNICUB, l'associazione che riunisce l'università e incubatori universitari italiani. Per noi è molto molto importante che le start-up trovino un sistema attraverso questa piattaforma di sostegno fatto sia dalla parte delle grandi imprese sia dal sistema camerale, che è molto molto importante nelle attività di supporto, e sia dalle università, che danno quel contenuto di conoscenze e competenze che di fatto molte volte manca ai progetti. Saranno valutate la motivazione e le competenze dei candidati a questo premio. Noi siamo orgogliosi come sistema camerale, io in particolar modo come presidente dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara, perché è la prima volta che finalmente accogliamo un premio e cerchiamo di lavorare come un ecosistema a livello regionale per fare in modo che i cervelli rimangano in Abruzzo. Fino a fine mese potrà essere richiesto il bonus pubblicità, che consente di dimezzare l'investimento da parte delle aziende grazie al credito d'imposta. La pubblicità è l'anima del commercio, recita un vecchio detto che rimane attuale in epoca post-pandemia, in cui gli operatori commerciali e i liberi professionisti sono alla ricerca continua di strumenti validi ed efficaci per ridare vitalità e fatturato alle loro imprese. Ottime notizie in tal senso vengono dal bonus pubblicità, che può arrivare a dimezzare l'investimento per la pubblicità televisiva, ma anche radiofonica, sui giornali cartacei o online. Con il 1° settembre scatta infatti il periodo finestra di 30 giorni, che dura fino a fine mese, in cui richiedere il credito d'imposta del 50% su quanto già speso nel corso dell'anno 2020 e di quanto programmato come investimento fino a fine anno. Una misura importante che il legislatore ha inteso rafforzare ulteriormente nella dotazione finanziaria totale, dai 60 milioni previsti dal decreto sviluppo, ampliata a 85 milioni di euro con il cosiddetto decreto agosto, e ampliando la platea di soggetti che possono richiedere il beneficio. Praticamente possono accedere tutti i possessori di partita IVA anche a regime agevolato, mentre il credito d'imposta massimo ottenibile del 50% è su tutta la spesa effettuata al netto dell'IVA. Una spinta significativa che punta a un risultato triplice: consente al pubblico di venire a conoscenza di offerte e opportunità commerciali, alle aziende di incrementare o consolidare il fatturato e, cosa non secondaria, di concentrare gli investimenti pubblicitari su testate giornalistiche
registrate che offrono lavoro a tantissime persone in regione come in Italia. Come TV6, che da sempre è al servizio dell'economia regionale, anche alla luce degli ascolti record registrati nell'ultimo periodo e la costante presenza sul territorio abruzzese. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutte le norme, i link di accesso e le FAQ per le risposte ai quesiti più ricorrenti. Il consiglio per gli imprenditori è quello di chiedere subito informazioni al proprio commercialista e rimettere dunque in moto l'economia della propria azienda, che è parte poi del sistema Italia. Adesso parliamo di sport, calcio di Serie B, e allora sentiamo le parole dell'allenatore del Pescara Massimo Oddo, che ha parlato della questione attaccante e di una rosa da completare. Prosegue la caccia al centravanti, ma servono anche almeno due difensori centrali. Siamo abbastanza scoperti dietro, nel senso che abbiamo 5 giocatori in questo momento, quindi sicuramente devono arrivare due alternative sulle fasce, sia a destra che a sinistra, e un paio di centrali. I tifosi si aspettano il grande attaccante, l'attaccante in grado di andare in doppia cifra, l'obiettivo primario della società, ma questo attaccante quando arriverà? Questo non lo so, io vado in campo e alleno quelli che ho, quando arriverà, arriverà, se tutti sperano possa arrivare il prima possibile. Sappiamo che non è un mercato facile, non ci sono tanti attaccanti in giro che danno la disponibilità, perché alcuni sono in grandi squadre, alcuni devono aspettare prima di scendere in categoria, altri hanno altri obiettivi personali, quindi è un mercato non semplice, ma non solo per il Pescara, per chiunque, tant'è che non tante squadre si stanno muovendo. E l'attaccante è un ruolo particolare, è difficile sceglierlo, non è semplice e soprattutto non bisogna sbagliarlo, quindi bisogna avere le idee chiare e quando capiterà l'occasione giusta penso che il Pescara si farà trovare pronto. Quali caratteristiche deve avere? No, ma poi non è detto che l'attaccante debba essere un nome di grido, perché la storia del calcio ci insegna che tante volte servono altre cose oltre che il nome, anzi spesso servono altre cose, quindi deve essere uno che fa gol prima di tutto, e uno capace di vedere la porta, uno capace di giocare con i compagni, quindi che abbia una buona tecnica individuale, che sappia giocare a spalle alla porta insieme ai compagni, ma che sappia anche attaccare la profondità, diciamo che deve essere un attaccante completo. Due settimane di lavoro, a che punto è l'avvicinamento al campionato, anche dopo la prova di Napoli, in vista anche dell'amichevole con la Ternana? Ma stiamo andando avanti con il lavoro, con qualche problemino, perché ovviamente soprattutto dietro non siamo completi, e lavoro praticamente con 5 giocatori più due ragazzini, e quindi è normale che poi quando arriveranno i giocatori, che lì arriveranno sicuramente, si dovrà iniziare da capo il lavoro, ma è l'ultimo dei problemi, insomma. Prima aspettiamo che arrivano, siamo contenti e poi ripeteremo tutto il lavoro fatto. Però ci sono anche dei giocatori attualmente in organico che probabilmente non rientrano o potrebbero non rientrare a breve nei programmi del Pescara del prossimo anno. Credo che questa sia una cosa normale, si fa un mercato in entrata e si fa un mercato in uscita, quindi quando cercheremo di capire tutti i giocatori che arriveranno, certamente qualcuno dovrà partire, perché altrimenti saremo troppi. E si è concluso da poco il Consiglio federale e sono uscite le prime delibere dopo il caos relativo alla partita tra Picerno e Bitonto, a seguito dell'illecito sportivo contestato alle due società per la gara del 5 maggio 2019, confermato anche dalla Corte federale d'appello. La Serie C era rimasta con due posti vacanti che sono stati occupati da Bisceglie e Foggia, come era nelle previsioni. I Satanelli sfruttano la mancata promozione del Bitonto, penalizzato di 5 punti e quindi sceso al secondo posto dalla graduatoria del girone H di Serie D, mentre il Bisceglie è riammesso dopo la retrocessione del Picerno all'ultimo posto della classifica del girone C di Serie C, quello di cui faceva parte il Teramo.
E in Serie D, nelle prossime ore, la Lega Nazionale Dilettanti potrebbe ufficializzare la composizione dei gironi. Ipotesi inserimento delle formazioni laziali nel raggruppamento dove ci saranno abruzzesi, marchigiane e molisane. Cresce l'attesa per la composizione dei gironi di Serie D. Primo passo verso il ritorno alla normalità è in campo, programmato per il prossimo 27 settembre. Ma che soprattutto segna il ritorno dei dilettanti dopo lo stop definitivo decretato causa pandemia. L'Abruzzo, che ha perso il Chieti e l'Avezzano, tornate nel campionato di eccellenza, resta con 5 rappresentanti: Notaresco, Pineto, Vastese, Giulianova e la matricola a Castelnuovo. Il girone sarà quello F, ma chi ci sarà dentro quel raggruppamento sarà tema delle prossime ore. La classica dislocazione geografica delle pretendenti al posto in Lega Pro per tradizione vede oltre l'Abruzzo anche le Marche e il Molise, con qualche deviazione a nord verso la Romagna, ma stavolta il nodo da sciogliere sembra più grande e comprende la possibilità di inserire squadre laziali all'interno del raggruppamento F. Non sarebbe una novità assoluta, perché già dalla stagione 2019-2020 la presenza del Fiuggi aveva già aperto la strada al rientro di una regione che negli anni passati aveva incrociato spesse volte le spade con le nostre compagini, e lo scenario che potrebbe aprirsi è proprio quello, più che ad esempio quell'apertura verso sud tante volte paventata, ma che non sembra essere all'ordine del giorno, soprattutto dopo l'addio del Foggia che dovrebbe essere ripescato in Lega Pro, così come l'altra pugliese Bisceglie. La retrocessione in Serie D del Rieti, centro geograficamente ad un passo dal confine Lazio-Abruzzo, sarebbe l'apripista di un taglio a nord per andare verso ovest. Nel girone G, quello dove nelle ultime stagioni sono state inserite le laziali, sono state presenti anche le campane, ma soprattutto le formazioni sarde. Nell'ultima stagione le trasferte di Sassari due volte, Arzachena, Budoni, Lanusei e Muravera hanno spinto qualche compagine del continente a chiedere lo spostamento verso il raggruppamento E con Umbria e Toscana. Tornando all'F, quali formazioni laziali potrebbero raggiungere dunque le abruzzesi? C'è appunto un'ipotesi che potrebbe vedere squadre come il Rieti, il Latina, e un'altra ipotesi che vedrebbe invece Formia, Cassino e una tra Vissartena e Cinzia Alba Longa. Ma queste compagini potrebbero non bastare. Nelle ultime ore l'indiscrezione che arriva dagli ambienti vicini alla Lega Nazionale Dilettanti vorrebbero all'interno del girone F due formazioni campane, e le più accreditate sono l'FC Matese e il Gladiator, la prima compagine è nata dalla fusione tra il Comprensorio Vairano e i Treppini Matese, la seconda il Gladiator, rappresentante della città di Santa Maria Capua Vetere, che nell'ultima stagione ha giocato nel girone H. Anche il Cerignola, formazione pugliese, sempre nell'H, potrebbe completare il mosaico, che fino alle prossime ore sarà un concentrato di ipotesi, fino alla decisione attesa per domani o al più tardi giovedì. E aumentano i contributi stanziati dalla Regione Abruzzo a sostegno del mondo dello sport tra enti di promozione, associazioni, società e CONI. Ne dà notizia l'assessore regionale al ramo Guido Liris a seguito dell'approvazione nella seduta di ieri della Giunta della delibera con cui, dando seguito a quanto previsto nella legge regionale numero 2 del 2018, si disciplina la ripartizione dei contributi. L'aumento dei fondi a disposizione di 250.000 euro, che fanno salire il totale a 700.000. Siamo riusciti ad aumentare, spiega l'Iris, considerevolmente il fondo designato alla promozione e al sostegno dell'attività sportiva abruzzese. Un successo enorme, visto che in questo modo si riusciranno ad evadere tutte le domande presentate nel 2019 che rispettano i criteri di legge. Non solo, saremo in grado anche di aumentare la soglia minima di ogni contributo. Si tratta, conclude l'Iris, di un provvedimento di nodale importanza per l'intero tessuto sportivo regionale, che più di altri ha sofferto e sta soffrendo le criticità legate al coronavirus. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che i servizi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.